settima, la mostrata a Milano, per la prima volta ospite di uno show televisivo. Ecco la star più elusiva del firmamento mondiale che accetta di percorrere la passerella, poi colpo di scena, coglie di sorpresa anche il muro dei gorilla e il cordone di sicurezza e senza guanti, maschere e protezioni di varia natura si avvicina ai fans in delirio e a favore delle telecamere stringe le mani al pubblico. Un volto più umano, quello di Michael Jackson in questa tappa milanese? Beato chi ci crede, comunque è stata una sorpresa. Dopo il suo arrivo nel pomeriggio al Principe Savoia, dopo essere atterrato a Linate nell'area dei VIP, dopo essere sceso dal furgone con il volto coperto dalla maschera ed essere entrato velocemente in albergo. Mi piace molto introverso, modo di fare che ha con i bambini, con i suoi fans, mi piace molto. Nato il figlio in provetta, Jackson ha annunciato di volersi occupare dei bambini e lo farà con il tenore Luciano Pavarotti. Canteremo insieme, ha detto Michael, per raccogliere fondi. Ma oggi Jackson è in volo per Cannes per presentare un videoclip e chi può dirlo, magari un'altra faccia, con il nuovo album imminente, Blood on the Dance Floor.